Wattai a tutti, Shurma, e benvenuti da Giochirina in questa nuovissima e incredibile serie su Stray. Vi ricordo, ragazzi, che il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui, se volete vedere il prossimo episodio, per questo primo video vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 70 like. So che ce la possiamo fare, grazie a tutti, ragazzi. Ebbene, dopo veramente tanto, direi tantissimo tempo che non mi rimetto su una qualche serie qui sul tubo, e intanto, ragazzi, ci tenevo comunque a scusarmi per aver interrotto le serie che stavo portando e che non penso, ragazzi, che riprenderò, perché vi renderete conto che, essendo passato appunto così tanto tempo, c'è veramente, ragazzi, troppo stacco, per cui si perde anche un pochettino il coinvolgimento che c'è con la storia, eccetera eccetera eccetera. Quindi le serie che stavo portando le interrompiamo, però ritorniamo alla grande appunto quest'oggi, ragazzi, con Stray, che è uscito appunto il 19 luglio, appena 2 giorni fa. Io l'ho preordinato su Steam perché aveva anche un piccolissimo sconticino, tipo di 2,50 euro dal prezzo finale, e quindi, visto che già quando avevo visto un trailer diverso tempo fa di presentazione su questo gioco, ero rimasta alquanto interessata, anche perché chi mi conosce bene sa benissimo quanto io adori i gatti, per cui era, ragazzi, tipo un pochettino scontato, no, che io portassi questo gioco, e ovviamente ci tenevo a portarlo appunto come serie qui sul canale e non sul sito Viola. Ho visto che veramente appunto tantissime persone, ragazzi, lo stanno portando sia sul sito Viola sia su YouTube, ci sono recensioni dappertutto, su Instagram, su Facebook. Ho cercato di evitare veramente qualsiasi tipo di proiettile vagante, onde appunto evitare qualche spoiler. Ci sono riuscita, per fortuna, per cui io direi di non perdere troppo tempo e di andare a cominciare. A inizio gioco esce la scritta che l'esperienza su Stray è più godibile con il pad, per cui appunto, se qualcuno di voi se lo stesse chiedendo, sto appunto giocando con il pad. Non ho ancora avviato la prima partita, per cui in caso, ragazzi, di qualche piccolo lag eccetera eccetera, comunque andrò sistemando la situazione grafica in corso d'opera. Ok, selezioniamo il nostro primo slot di salvataggio e iniziamo la partita. Sono veramente molto curiosa. Oddio, le ormine delle zampine. Cioè, già questo. Troppo cipi, ragazzi, troppo tenero. Oddio, ci sono già tanti gattini! E quindi così. Cioè, ce lo fanno iniziare così, incredibile ma vero? Allora, graficamente parlando, ragazzi, perlomeno per adesso sembrerebbe essere tutto abbastanza a posto. Io comunque gli do una controllatina. Ok, ho abbassato un pochettino di valori, ragazzi, onde evitare comunque qualunque tipo di problema, per cui sembrerebbe essere tutto a posto. E quindi eccoci qua, ragazzi, direttamente sparati in Stray. Lui è il nostro gattino protagonista, che io chiamerò, ragazzi, Bob, perché io non so se voi avete mai guardato, perché lui è rosso, che è un gatto completamente rosso, e non so se voi avete mai guardato il film A spasso con Bob, che è preso tra l'altro da un libro e da una storia incredibilmente vera, ragazzi. Io ho amato quel film, è davvero molto molto commovente. Vi consiglio di guardarlo e anche di leggere il libro, in caso, purtroppo io non ho ancora letto. E il protagonista gatto appunto, ragazzi, di quella storia è Bob, e quindi io, quando ho visto che il gatto era rosso, mi sono detta, siccome ovviamente io do sempre un nome ai personaggi delle mie serie, non posso che chiamarlo Bob, anche perché fa ridere, è bellissimo Bob. Per cui, che succede se... Oh, amore, fa le fusine. Oddio, quanto sono cipi. Oh, fanno le fusa. Ma si vogliono bene. Ok, possiamo interagire con gli altri gatti. Perfetto, oddio. Ok, non con tutti ovviamente l'interazione è uguale, quindi in questo caso abbiamo un pochettino giocato, diciamo così, però ci vogliamo comunque bene. Perfetto, con quest'altro gatto nero che come la cipi, è come Robin. Oddio, è quella la cipi uguale. Mo' gli tira una zampata.
Ok. Cioè, del tipo, non mi rompe scatole, stattene al posto tuo, ma te voglio bene comunque. Perfetto. Leccatina d'approvazione. Fantastico, abbiamo incontrato anche la Piglet Rabbin. E i gatti si sono tutti e tre accoccolati, ragazzi, meravigliosamente su questo cartone a dormire. Il tempo non è dei migliori, ma non so se abbiamo altre opportunità se non metterci anche noi a dormire sul cartone. Mi sa che è l'unica cosa che possiamo fare, ragazzi, per cui è l'unica cosa che andremo a fare. Uniamoci al gruppo, mettiamoci beatamente a dormire. E ok, piccolissimissima introduzione. L'interazione con gli altri gatti è appunto possibile. Staremo a vedere, insomma, quali possibilità ci riserva questo gioco. Che bello! Come si muove l'orecchiuccio! Ma bellissimo! Ok, cioè, allora, i movimenti dei gatti, ragazzi, sono fatti bene, e adesso tocca anche a noi, e tre, ok, ah, meno male, almeno ha smesso di piovere, c'è questa giornata meravigliosa, ok, quindi dentro le mura, questo suppongo sia il primo capitolo, non so se possiamo chiamarlo capitolo. Quindi dentro le mura. Ok. Ovviamente i gatti hanno sempre le loro strade per scendere e per salire. Comunque è davvero molto interessante, ragazzi, secondo me, la scelta di questo gioco, nel senso che impersonare un gatto, cioè, nei veri panni di un gatto, sinceramente è una cosa che ho trovato molto interessante. Allora, quindi A per saltare sulle sporgenze, la camminata del gatto è così cheapy che non voglio aggiungere altro perché sennò risulto pedante. Si è appena seduto sul suo culotto pelosino, perfetto, A per scendere, A per salire. Perfetto, ok, quindi diciamo che questa è l'azione per saltare. Qui c'è la Piglet Rabbin, c'è Piglet Rabbin. Premi B per miagolare. Ok, quindi possiamo anche interagire ovviamente con gli altri gatti. Miagolando a più non posso. Miau. Amore, mi rispondono. Oddio, possiamo comunicare con gli altri amici. Opla. Ovviamente i gatti, ragazzi, ne fanno di zumpi, eh. È come se zompano i gatti, per cui abbiamo, cioè, parecchie opportunità comunque in altezza, eh. Opla! Infatti, incredibile, ma vero. Allora, possiamo abbeverarci, possiamo decidere quando fermarci. Direi che è a posto così, ci è data anche questa possibilità. È troppo carino tutto questo, davvero troppo carino. Opla, andiamo. Bello che si muovono in gruppo, cioè sono come una piccola famiglia. Sono belli. Benissimo. Oh, c'erano i piccioni, ma come ne ero accorta? Allora, andiamo, ragazzi. Dai, io faccio da boss, perché io sono il boss e Bobbe. Bob il boss. Bob il boss, cioè le cose top, ragazzi, le cose bellissime. Allora, lì c'è il salvataggio automatico. Per cui abbiamo a disposizione il salvataggio automatico. Possiamo camminare sulle sporgenze, una cosa che è assolutamente odiata dai nostri padroni. Rispondo per, dico per esperienza. Per cui tenere premuto A per dei salti a catena. Ok, quando abbiamo diverse sporgenze o perlomeno posti su cui saltare, perfetto, basta tenere premuto A. Fantastico. E ok, opla. Interessante che abbiano. Vabbè, oddio, i gatti sono tutti belli, eh. I gatti rossi sono particolarmente belli, oserei dire. Ma tutti i gatti sono belli, appunto. Allora, a parte
Questi cali di frame veramente vergognosi, oserei dire. Ok, ragazzi, ho smanettato un attimino con le impostazioni grafiche. Ovviamente un po' di calo di qualità c'è, ma speriamo che non ci siano troppi problemi. Ok, allora possiamo tenere premuto L2 per osservare. Ok, quindi dobbiamo fare un attimo attenzione perché qua ovviamente il nostro peso può fare la differenza. Perfetto, ok, scendiamo pure. Oddio. Oddio. Oddio, no, non saltare Bob. Non saltare Bob. No, 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 Bob. Non farlo, non farlo, non farlo, Bob. No! Amore, no! No, povero, povero Bob. Io lo sapevo che quel tubo. Ah, non ci potevamo fare affidamento. Oddio, siamo finiti nelle fogne. Se stavamo tanto bello all'aria aperta. Povero Bob, si è fatto male, giustamente. Minchia, ha fatto una caduta. Bob. Amore, resisti, povero piccolo. No, dai. Quindi comunque siamo nei pressi ovviamente di una qualche sorta di città. Diciamo così, a meno che non sia abbandonata, ma non credo, lì c'è un dispositivo elettronico che funziona. Ok, non è una città abbandonata a quanto pare, anche se l'aspetto, insomma, anche del posto dove stavamo prima era abbastanza abbandonato, diciamo così, però. Bob, ti sei ripreso Bob? Diciamo di sì. Vabbè, ovviamente qua sotto non ci sono tanti altri segni di vita. Così sembrerebbe, però possiamo passare qua sotto, anche se sinceramente non è che tutto questo mi ispira grandissima fiducia. Cioè, dobbiamo stare comunque attenti perché la vita di un gatto randagio, ragazzi, lo sappiamo benissimo. La città morta. Vedete, allora è abbandonato sì o no? È questo che comunque si fa molto interessante perché non ci viene spiegato assolutamente nulla del posto dove siamo, in che tempo siamo. Quindi stavo dicendo, dobbiamo fare attenzione perché la vita di un gatto randagio, ragazzi, non è facile. Anzi, è molto molto difficile. E può essere molto pericoloso. Per quella ste bestiacce che si sono viste qua un attimo fa. Che cosa sono? Ok, Bob è ancora in forma. Che vuoi te? Baciami il culo. Baciami il. Ma ha annuito? What the fuck? Perché una telecamera annuisce? Tu capisci il gattese per caso? Baciami il culetto peloso, vai. Andiamo a Bob, non ci fidiamo di questo posto. Anzi, questo posto non. Davvero, ripeto, non mi ispira assolutamente nulla di buono. Ci sono delle bestiacce che non si capisce che bestiacce sono, che continuano a fare avanti e indietro per il posto. Comunque si è tutto schifosamente abbandonato, ragazzi. Help! C'è qualcuno che chiede aiuto? Che figata sta cosa, comunque. Cioè, inserire un messaggio di soccorso nell'insegna di una. Non so se era un hotel o chissà cosa diavolo era. Ok. Spettacolare tutto, ragazzi, per adesso. Mi sta piacendo, se devo proprio essere sincera. È molto molto intrigante per adesso. Cioè, follow me.
Oddio, c'è ancora la telecamera, vedete? Reagiscono al nostro miagolio, la telecamera, il dispositivo elettronico. What the fuck? Chi è che ci ha visto? Chi è che ci sta osservando? Perché ci dice di seguirlo? Ma che diavolo? Oddio. Oddio che carino! Oddio che carino! Bob col secchiello! Bob col secchiello! Oddio. Che cosa più tenera che... Non lo so, la cosa più tenera che io posso, che abbia mai visto probabilmente. Allora. Però se possiamo prendere il secchiello. Il secchiello a qualcosa servirà. Anche se è tutto davvero abbastanza strano, ragazzi. Ma continuiamo a salire. Allora, questa ovviamente la dobbiamo fermare in qualche modo, quindi probabilmente il secchiello ci servirà proprio a quello. Magari ce lo buttiamo in mezzo e riusciamo a bloccare l'elica. Vediamo un po', possiamo saltare col secchiello in bocca? Assolutamente sì. I gatti hanno anche questa incredibile capacità, per cui proviamo a gettarlo. Ahaha, boom bitch. Bob risolve ogni problema. Bob risolve tutto. Ok, questo è tipico dei gatti, buttare gli oggetti dalle sporgenze o dagli scaffali o qualsiasi cosa sia. Per fortuna che la piccola Rabbi non ha mai avuto questo brutto vizio. Per cui, perché sto buttando i barattoli così a caso giù? Vabbè, questo sì, ovviamente probabilmente è per aprirci la strada in qualche modo, perché adesso devo un attimo vedere come scendere. Ok, boom bitch. Ehi, pensavate di fermare Bob, Bob l'eroico. Follow me, c'è la stessa scritta anche qua sotto. Posso saltare di qua? Ah, posso saltare prima qua sopra, dopo qua sopra e poi qua sopra. Ok. Ah, posso aprire, forse rompere il vetro. Op. E yes, sì signori, ritorniamo immediatamente di sotto. E vediamo. Ancora sta scritta. Ma chi ci vuole? Perché ci vogliono? Oddio, lascia le improntine. Oddio, lasciano le improntine. Questi sono i dettagli, quelli belli, ragazzi. Lascio le improntine da gattino dappertutto con la vernice blu. Cioè, che spettacolo è questa cosa, ragazzi. Ok. Ah, mi posso riposare. What the fuck? Sta facendo il pane. Non ci posso credere, sta facendo il pane sul tappeto, ragazzi. C'è questi dettagli incredibili. Fatti le unghiette, amore. Fagli vedere. Distruggili il tappeto. Ok, basta. Va bene, allora, ci siamo affilati le unghie già su quel tappeto, per cui direi che può essere abbastanza. Se io salgo qua sopra e faccio un po' di disastro, come tipico di un gatto, posso buttare giù tutto allo scaffale, ma va bene. Allora, possiamo procedere, ragazzi. Oh, c'è dell'acqua, direi di bere assolutamente. Non so se è un'azione tipo fondamentale da fare, però è bene comunque abbeverarlo, visto che ci viene data questa possibilità. Allora, questo secchio ovviamente è fin troppo grande per noi, ma noi possiamo saltare qui dentro. Amore, nel secchiello! Oddio, quanto sono belle ste cose. È troppo cipi. Ma lanciamo un miagolio che li intimorisca. Ancora devo capire cosa sono ste bestiacce e se sono minacciose, sinceramente, ma sembrerebbe di no, perché non appena ci vedono comunque se la danno a gambe. Questo? L'hanno usata in tattica, come al solito non può mancare. A quanto pare, ovviamente, ragazzi, è un mondo futuristico, perché ci stanno i robot. Sto poveretto ha aspirato nel momento in cui ci ha visto, quindi l'abbiamo accompagnato nei suoi ultimi attimi. È stata una cosa davvero molto tenera. Procedemos da questa parte. Vediamo dove ci porta. Quanto bello Bob. Il piccolo micio Bob.
Oddio, è pieno di sticosi. Non mi farete del male, vero? Oddio, se sta a mettere sulla difensiva, attenzione. Oddio, raga, pure il movimento con la linguetta, top. Mi sa che devo tenere premuto RT per correre. Quindi R2, ah, la fessare solita. Oddio, questi cosi sono aggressivi allora. Non mi avrete, non mi avrete, bestiacce immonde, non mi avrete. Non avrete il piccolo Bob, aiuto. Corri, Bob. Corri, non voltarti indietro, Bob. Riusciremo a scappare, Bob. Oddio, oddio. Mica come zoppano, oh. Sembrano grassottelli per fa' sti zoppi. Oddio, diamocela. Oddio, a zampe levate. Minchia come schiva, Bob. Schivali, schivali. Ah, che schifo. Ma che cavolo sono sti cosi? Oddio, strapieno. Oddio, 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 oddio. Ma c'è un'invasione di ultracorpi. Oddio, oddio. Questi, regà, questi succhiano via l'anima, sti cosi. Non appena vedono roba viva, se la vogliono succhiare. Insomma, passatemi il termine. Nel senso, succhiarmi la vita, la linfa vitale. Cioè, si attaccano come zecche. Sti schifi. Ti hanno fatto male, Bob? Follow me, ancora, follow me. Ma forse qualcuno che vuole aiutarci. Qualcuno che vuole aiutarci, ragazzi, ovviamente. Per chi ci ha visto dalle telecamere, evidentemente, vuole darci una mano, perché forse la vita qua fuori forse non è tanto possibile a causa di questi mostriciattoli che stanno in giro. Forse è una nuova piaga d'Egitto, cioè, valla a capire. Ok, procedemus, piano piano. Da qua, da qua, da qua. Ok, di qua, perfetto. E la cosa incredibile è che, cioè, ragazzi, è molto verosimile, perché i gatti, cioè, vanno dappertutto, davvero. Io non so con che coraggio a volte si arrampicano, tipo, su, cioè, parapetti piccolissimi o ringhiere di balconi. Sono meravigliosi, sicuramente. Perfetto. Andiamo. Io mi chiedo dove tutto questo, ragazzi, ci porterà, quale sarà la storia, ovviamente, dietro tutto ciò. È per questo che è molto molto interessante e intrigante. Allora, questa finestra, ok, possiamo entrarci, perfetto. E vediamo un po'. Comunque l'ambientazione è molto figa, mi piace. Ok, se mi muovo, ah, pensavo di poter muovere il barile, sinceramente, in qualche modo. Ah, forse da dentro sì, forse da dentro posso. No, oh, le cose top, ragazzi. Ok, così possiamo saltare. Oddio. Cioè, ma le luci reagiscono. E che è? Stranger Things. Oddio, le luci ci indicano la via. No, vabbè, ma dai, regà, ma che figata. La telecamera. Oddio, mi senti? Chiunque tu sia, mi sta indirizzando, mi vuole aiutare. Cioè, sono commossa, è bellissimo tutto ciò, ragazzi. È vero, stupendo. Allora, scendiamo di qua. Posso scendere? Sì, sul parapetto, assolutamente sì. Perfetto. Quanto è carino Bob. Niente, è pieno di ste telecamere, ragazzi. Cioè, ci sono telecamere in ogni dove che ci osservano. Penso che la cosa più terrificante sia stata il calo di frame. Però, a parte tutto, stai bene, Bob? È vero che non ti sei fatto male, Bob? Allora, i gatti, ragazzi, dice di solito, sono tipo di gomma, cioè non si fanno niente. Però comunque, da altezze considerevoli, possono comunque chiaramente farsi male, se non peggio. Che cosa bella, allora. Cioè, le scritte, l'ambientazione, sembra studiato tutto abbastanza bene, se devo dirla tutta. Posso saltare di là? No. Però posso buttare giù questa se riesco ad arrivare là sopra. Ovviamente che ci riesco. Cioè, io sono il gatto Bob che non ci riesco, secondo voi. Come fai a farti venire, insomma, il dubbio su una cosa del genere? Impossibile. Perfetto. Andiamo. Seguiamo le luci, perché a quanto pare le luci ci stanno tipo indicando la via, ragazzi. Non vorrei avere le traveggole, ma mi sa proprio che è così. Le luci ti indicheranno la via. Guardatele. No, vabbè. No,
No, vabbè, no, raga, è bellissima sta cosa, dai. È stupenda questa cosa. Assolutamente stupenda. Per cui saliamo ancora di più. E da qui. Ok, perfetto, posso. Oddio, Bob. Stai per fare un altro volo che stavolta mi sa che sarebbe costato un po' più caro. Ed è una zampetta un po' zoppa. Mannaggia la miseria. Dobbiamo fare attenzione, Bob. Che comunque qui c'è in ballo la tua piccola ma specialissima vita. Ok, madò, però bellissima sta cosa. Ragazzi, cioè, continua a stupirmi, vi giuro. Davvero fico, fico, fico. Allora, di qua, di qua, di qua possiamo saltare. Attenzione. Io spero di non incontrare più quelle bestiacce immonde che si attaccano come parassiti. Che schifo. Bene. Allora, è chiaro che dobbiamo passare da lì. E possiamo prendere. Oddio. Ah, gli abbiamo tolto l'energia. Oddio, che cosa toppe. Aspetta, non è che me lo devo portare appresso, no? Perché è un fusibile, sapete che di solito i fusibili sono cose importanti. Per cui intanto magari un attimino me lo porto appresso. Che non si sa mai. L'appartamento. Ovviamente il fusibile se l'è lasciato indietro, ma l'appartamento di chi? Che ha il cesso sul letto, praticamente. Guardiamoci un attimo intorno. Ok, computer tutti spappolati, il quadro di una mucca, una foto, sembra di più una foto. Oh, il termosifone è caldo? Sei col cazzo, siamo in un mondo post-apocalittico, ti aspetti che il termosifone sia caldo? Ma su, dai, non diciamo boiate. Serve aiuto, attenzione ragazzi. Oh, sto premendo sulla tastiera. No, scusa, non volevo. Oddio, no, fermo, sto scrivendo qualsiasi cosa. Non inviare. Corpo necessario al download. Corpo necessario. In che senso corpo necessario? Invia. Invia, invia, Bob. Con invio. Ok. Dice altro. Oltrepassa la porta. Ok, per fortuna devo continuare a mandare messaggi a caso. Accendi, trova un corpo. No, 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 perché sinceramente il piccolo Bob non ne ha tanta voglia. Però vabbè, se dici che è necessario, corpo necessario, mi chiedo che tipo di corpo gli serva per una cosa del genere, ma va bene, cioè indagheremo, troveremo la soluzione. Intanto il piccolo Bob si fa le unghie sul tuo tappeto lurido. Per cui oltrepassiamo la porta. Che ci si è appena chiusa alle spalle. E c'è anche un gatto della fortuna qua. Però non porta più fortuna perché la zampetta è morta. Quindi, allora, corpo necessario. Ciao. Ok, sta dicendo che è giusto. Ah, ci serviva comunque questo. Dove manca un fusibile? Ah, forse li devo mettere. Ne manca più di uno. Ne mancano quattro, ragazzi. Forse questo intendeva corpo necessario. Op. Eccolo qua, mi serve, grazie. Intendeva corpo, cioè il fusibile, serve energia, serve roba del genere. Forse con quello potevo salire là sopra, ragazzi, è vero. Quindi riportiamolo di là perché mi devo accorgere delle cose sempre quando è troppo tardi. Perfetto, allora qua abbiamo il terzo fusibile. Eccolo qua. Stai tranquillo, amico. Non so che diavolo tu stia cercando di dirmi, ma risolverò la situa. Ok, codice binario, davvero splendido. Deve essere comunque ovviamente in questa stanza, raga. Eccolo qua al quarto. Eccolo qua. Era qua proprio davanti agli occhi. Perfetto, tanto qua non ti serve energia. No, no, boh, nell'apposito buco. A posto. Si apre anche un passaggio segreto. Cioè, ma le cose top. Oddio. Perché non mi piace per niente? Ma è una persona. Un manichino. Ma che cazzo è? È un manichino.
E questa sorta di capsula qua che è chiusa. Che c'è scritto? Non si capisce che c'è scritto sul post-it. Comunque direi che è alquanto inquietante questo posto, eh. Ah, gli si è staccata la testa questo. Ok, allora, vediamo cosa c'è qua dietro. Giù. Vediamo se quello che chiamava corpo è qua dentro. Cos'è? È una testa. Cos'è? Che ci devo fare io con questa? Torniamo indietro. Proviamo a tornare indietro. Non so cosa ho preso, sinceramente. Posso tornare indietro? No. Non posso tornare indietro, ma qua si è aperta una roba, attenzione. Se lo mettessimo qua? Ah, era quello che c'era sui monitor, in effetti, la forma lo ricordava. Che sta caricando. Oddio, è vivo! Oddio! Oddio, oddio, si muove. Oddio, oddio, è Cipi, è Cipi, è Cipi come Bob. Anche questo è tipico. No! Oddio. Oddio, oddio, che carino. Oddio, è troppo, tutto troppo carino. No, ma adesso dobbiamo trovare un nome anche... Anche a questo coso. Ha funzionato, sono libero, grazie. Quasi non credevo alle telecamere. Un gatto nella città morta. Quindi era lui. Forse era nel sistema e nel sistema guardava attraverso le telecamere. Quindi ha detto: ho visto un essere vivo, vediamo se riesce a darmi una mano. E quindi un gatto nella città morta. Evidentemente, essendo morta, la città è impossibile, giustamente, vederci un qualcosa di vivo. Io. Non mi ricordo il mio nome, a quanto pare la mia memoria è danneggiata. Sono rimasto intrappolato nella rete elettrica per troppo tempo. So di aver lavorato per uno scienziato che viveva qui. Per adesso puoi chiamarmi B12, così c'è scritto al mio esterno. Aggirarsi per la città morta è pericoloso, ce ne siamo accorti, ma è l'aria di uno che sa come gestirsi. Usciamo da qui, seguimi. Perfetto. Ok, quindi adesso abbiamo un nuovo amico. La chiave apre la porta, questo lo ricordo. Aspetta, ci penso io. Ok, prendi chiavi. Molto bene, la batteria è già quasi scarica. Vieni qui. Sì, ma... Questo dovrei indossarlo. What? Giustamente! I gatti fanno sempre così quando uno gli mette tipo una giacca, un qualsiasi cosa. Si accasciano, non so perché adesso ci si deve abituare. Oddio, è una delle cose più belle che io abbia mai visto. Adesso ci si deve abituare, giustamente. Questo zaino è stato progettato per i piccoli quadrupedi come te. Che spettacolo! Lo trovi scomodo? Abbastanza. Non preoccuparti, ti ci abituerai. Ho digitalizzato la chiave e l'ho conservata nello zaino. Premi su per aprire l'inventario. Ok. No, toppe. Ricordi e inventario. Che spettacolo, ragazzi. Facile. Se un oggetto ti incuriosisce, puoi mostrarlo a me o a chiunque altro nel caso facessimo incontri, quindi sta presupponendo che incontreremo anche qualcun altro. Adesso usciamo da questo appartamento. Benissimo. Oh, trovo tutto questo veramente super bello, ragazzi, super interessante. E non so che dire, cioè allora io non mi aspettavo che avremmo avuto compagnia, tra molte virgolette, perché comunque questo esserino ci farà compagnia, ovviamente ci accompagnerà d'ora in avanti nel nostro viaggio, anche se sinceramente non so per che cosa stiamo viaggiando, probabilmente comunque l'intento sarebbe quello di riunirsi alla propria piccola famiglia, come l'avevamo definita a inizio video, ma le meccaniche per adesso molto semplici, anche se comunque penso che
sia giusto così, ragazzi, perché effettivamente un gatto più delle azioni che fa non può fare, a meno che ovviamente non sia pensato proprio in un altro contesto. Però in questo caso, essendo un gatto vero e proprio, cioè a tutti gli effetti, può fare quelle azioni lì. Ma ripeto, secondo me è giusto così ed è bellissimo così, perché ci hanno inserito un sacco di dettagli carini, tipo buttare giù gli oggetti, farsi le unghie, bere. Cioè è veramente, secondo me, molto ben pensato. Devo dire che anche graficamente mi piace molto, e comunque l'ambientazione è molto particolareggiata, e non so, ragazzi, se è una mia impressione, questa carta da parati ricorda un pochettino la moquette che c'era in Shining. Confermate o smentite questa cosa che ho appena detto. In ogni caso, ragazzi, oggi abbiamo conosciuto il piccolo Bob, abbiamo appena conosciuto il suo piccolo amico B, che tra l'altro inizia per B, cioè si chiama B12, quindi B come Bob, quindi vedete che il caso non esiste. Quindi il nostro piccolo amico B, il nostro piccolo amico Bob, li salutiamo qui, ragazzi, li ritroveremo nel prossimo episodio. Questo video termina qui. Vi ricordo, ragazzi, di lasciare qua sotto un bel commento facendomi sapere che cosa ne pensate, se avete comprato anche voi il gioco, se lo state giocando, se comunque quello che avete visto in questo video vi è piaciuto. Grazie a tutti, un bacione. Io vi lascio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!